Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Buon martedì a tutti. Finalmente oggi ricomincia la Champions League, ma noi, come sappiamo, giocheremo domani, per cui, come d'abitudine, vi porto il video del cosiddetto giorno prima, il video delle prove di formazioni, delle novità in vista della partita dell'Inter, che ricordiamo affronterà domani sera. Alle 21 il Borussia Mönchengladbach per la gara d'apertura dei gironi di Champions League. Allora, ragazzi, veniamo, ovviamente lo sappiamo tutti, dalla sconfitta nel derby, il che sicuramente avrà un peso enorme sul morale della squadra, dei nostri ragazzi, ma conoscendo il nostro allenatore, è un allenatore che queste cose, diciamo, riesce a smaltirle abbastanza bene, perché appunto è nel suo carattere, nella sua indole. Trasmettere ai giocatori appunto la carica giusta per affrontare questa sfida, per cui io sono sicuro che i nostri calciatori, i nostri ragazzi domani scenderanno in campo comunque con una buona mentalità e con la voglia, mi auguro e ci auguriamo di portarsi a casa i primi 3 punti di questo girone, che sarebbero secondo me tanta tanta roba, aprire comunque, inaugurare la Champions League con 3 punti. Il girone, ragazzi, praticamente io sono sincero, l'Inter se non passa questo girone non lo passa per cause sue, perché davvero, cioè ragazzi, questo girone qua è molto fattibile dal mio punto di vista, perché nel senso Real Madrid sì, è il Real Madrid, rimane il Real Madrid, ma l'ultima in casa ha perso con la neopromossa, col Cadice ha perso, lo Shakhtar Donetsk gli abbiamo già dato 5 pappine in semifinale di Europa League, il Borussia Mönchengladbach, che è comunque una buona squadra, ma in questo inizio di Bundesliga non è che ha proprio incominciato bene. L'ultimo weekend ha pareggiato col Wolfsburg, ma ragazzi, anche noi, sì, è vero, siamo forti, ma abbiamo pareggiato con la Lazio, che comunque era Lazio, abbiamo perso il derby, per cui diciamo che non veniamo proprio da un momento positivo, ma io ci credo, ragazzi. Partiamo dalle cose positive. Le cose più belle, le notizie più belle in vista della gara di domani. Lo saprete tutti, Nainggolan e Bastoni sono guariti, sono risultati negativi anche al secondo tampone, per cui ci saranno domani, il mister li convocherà e io spero almeno, raga, Bastoni di vederlo titolare. Lo so che purtroppo non ha avuto modo di allenarsi più di tanto con il gruppo, ma ragazzi, davvero, presentarsi anche in Champions League con la difesa Kolarov, De Vrij, D'Ambrosio sarebbe davvero, cioè, non voglio neanche immaginarmelo, non voglio neanche immaginarmelo, per cui spero ovviamente che Bastoni possa scendere in campo titolare, e secondo me scenderà in campo titolare anche con pochi allenamenti nelle gambe, perché sicuramente in quel ruolo lì è meglio un Bastoni non allenato che un Kolarov allenato, perché come ci ha detto nel video del derby, Kolarov quello lì non è il suo ruolo, non lo può fare. Altra nota positiva, torna Sensi, ma torna perché era squalificato nel derby, per cui Conte avrà di nuovo Sensi a disposizione da magari mettere in corso, addirittura, perché no, farlo giocare titolare, vista comunque anche la, diciamo, brutte prestazioni da parte di Brozovic in queste ultime uscite. È un Brozovic un po' svogliato, anche Brozo. Non l'ho, come avete fatto notare sotto il video del derby il giorno dopo, non l'ho strillato Brozovic, non l'ho, per così dire, cazziato, perché mi sono un po' dimenticato, concentrato le mie incazzature su Perisic, perché Perisic, raga, l'ho preso di mira, l'ho proprio preso di mira, e quindi mi sono dimenticato di fare anche io la mia piccola incazzatura su Brozovic, la faccio in questo video, sperando che domani Brozo, se giochi, possa giocare, se giocherà, possa giocare appunto al meglio come si deve. Poi passiamo invece alle note, tra virgolette, negative. Mancheranno ancora Skriniar e Young. Ancora non si sa il risultato del secondo tampone. Ancora io non so se sono guariti entrambi, ma sicuramente non scenderanno in campo, non verranno neanche convocati perché la partita è domani. Siamo a martedì, ancora non si sa nulla riguardo a loro, per cui presumibilmente Young e Skriniar non li vedremo, come non vedremo Radu e Gagliardini. Gagliardini che, ragazzi, è la verità, con un Gagliardini in più l'Inter è, diciamo, più
È più squadra, cioè non so come spiegarlo. Conte non può fare meno di Gagliardini. Cioè, questa cosa è davvero incredibile, perché abbiamo gente del calibro di Nainggolan, Vidal, Sensi, Barella, Eriksen, e Conte non può fare meno di Gagliardini. L'abbiamo visto, ragazzi, contro il Milan mancava uno come Gagliardini, perché fa il gioco che vuole Conte. Picchia, picchia e basta. È il gioco che vuole Conte. Per cui fa strano dirlo, ma ha assenza importante quella di Gagliardini. Comunque, ragazzi, poi concludiamo il video perché non voglio essere troppo lungo. Cerchiamo di portarci a casa i primi 3 punti di questo girone, che, come già detto, è abbastanza fattibile, ma ripeto, solo per cause nostre possiamo non passarlo, perché è un girone davvero, davvero alla nostra portata. Per cui, forza, ragazzi, accantoniamo il derby. E tra l'altro, cari amici milanisti, che ci sfottete tanto, anche domani ci guarderete dal divano, per cui buona partita a voi. Ci guarderete da casa. E questo è quanto, ragazzi. Ci vediamo domani sera con la live reaction, sperando in bene. Stasera ci guardiamo con tranquillità la Juventus e la Lazio, l'esordio della Lazio in Champions League. E nulla, raga, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, link come al solito in descrizione, e ci vediamo appunto domani sera, dopo la partita, con la live reaction. Cercherò di mettervela il prima possibile, spero, entro le 11:30. Bene, raga, amala sempre, e forza, ragazzi, in Champions League. Dai, ragazzi, dai, raga.